Nel giorno dedicato all'Unità d'Italia delle Forze Armate, Nicola Alberto Filardo ha fatto il suo primo ingresso nel Palazzo di Giustizia. Questa volta non da pretore, ruolo che ha ricoperto in passato proprio a Vibo Valentia, ma da presidente del Tribunale di Vibo Valentia. Così ha deciso il plenum del Consiglio Superiore della Magistratura, che ha conferito al giudice il prestigioso incarico. 58 anni, nato a Merito Porto Salvo e di origini vibonesi, il magistrato è figlio del compianto avvocato serrese Domenico Filardo, uno dei maggiori legali del foro di Vibo. Ho iniziato qui e si prosegue comunque. Quali saranno i suoi propositi qui al Tribunale di Vibo Valentia, in grave carenza di organico, lei lo sa? Devo prendere servizio e vedere come sta la situazione. Comunque per fortuna mi trovo con colleghi bravi, disponibili, ho avuto già modo di contattarli, di sentirli e è un piacere lavorare con loro. Breve ma significativo il discorso di insediamento del neo presidente del Tribunale di Vibo. Nella vita giudiziaria non lunghissima, solamente ho avuto modo di capire che nessuno di noi è indispensabile, però ognuno di noi è importante.